Senatore Razzi, buongiorno. Una domanda al volo. Alla luce delle recenti tensioni nella penisola coreana, lei che è strettissimo amico sia del presidente Trump e sia del presidente Kim Jong-un, ritiene che un suo intervento possa essere risolutivo? Amico caro, te lo dico da amico, io ho formato un gruppo WhatsApp e ci ho introdotto anche loro due e il problema è risolto. Senatore, piuttosto, cosa ne pensa della scena trap italiana? Beh, sono tutti bravi ragazzi, però nel mio cuore c'è il pagante e poi quando arriva Pettinero la temperatura mi sale fino alla testa. Sì, ma senatore, va bene tutto, un gruppo WhatsApp, qua sta scoppiando la terza guerra mondiale, senatore! Ma questo non credo, questo è tutto un po' too much, 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 much. Fosse carino, era bravo con Photoshop. Finto radical chic che ascolta indie rock. E nel 2017 veste ancora burlone. Tipo lei non penso sia vera. Un dipinto olio su tela. Vai raguante una mela. Però quanto se la mena. Parla della sua carriera. Uomini e donne telenovela. E quando apre la bocca, welcome to favela. Ma perché parli sempre di Trump? Ti prego torna a fare la webstar. Sotto le foto citazioni di Khan. Non so ma penso che sia un po' too much. Del solarissimo unico leader, imperatore Razzi. Si narra che furono degli arrosticini e un gruppo WhatsApp le armi che gli permisero di sventare il terzo conflitto globale. Storica la frase con cui insegnò ai popoli il segreto del quieto vivere. Amico caro, te lo dico da amico, ma fatti i cazzi tuoi.